Show. Allora, in questo momento ci troviamo all'interno del giardino, nell'entrata di un castello. Castello è questo. Non so se si vede. Ok. E allora, l'ingresso ci è costato 26 pound per tutti e due. Quindi 13 a persona. Esatto, siamo in bassa stagione perché normalmente è 14:30. Allora, visiteremo. C'è il museo dei treni, delle locomotive che sono antiche. Poi si può visitare il piano terra del castello, che ci sono tutti i mobili, è arredato, è un castello perfettamente tenuto. Poi ci sono anche i giardini, c'è un'area giochi per i bambini eventualmente, ma noi bambini non ne abbiamo, quindi possiamo giocare noi. Andiamo a vedere assieme. Andiamo. Allora, abbiamo fatto, come si dice, per entrare tipo sentiero? Il percorso, stiamo seguendo il percorso. Sì, curve, e già ci è apparso il castello. Sì, da un lato il castello, dall'altro c'è tutta la distesa, praticamente ci sono le mucche, e si vede in lontananza il mare. Ma è spettacolare, Sergio. Stiamo entrando dentro il castello. Non lo skate, non è che era un piccolino. Siamo usciti adesso. Siamo stancucci. Sì, il giro è durato all'incirca 2 ore. Diciamo che il castello non è male da vedere. Però, vabbè, prima tu, cosa hai da dire? Allora, a me è piaciuto quello che ho visto, perché comunque ricopre tante epoche. Il castello va da più o meno dal 1400 fino ai giorni nostri, quindi comunque come storia fino all'800, primi del 900. Non è tutto visibile, però quella parte visibile a me è piaciuta, perché hanno mantenuto ancora i mobili delle varie epoche, delle varie famiglie che l'hanno abitato. Ovviamente ci sono anche dei quadri e gli affreschi. Lungo il percorso ci sono delle guide a cui chiedere qualche cosa, ma non sanno molto perché sono dei volontari della National Trust. Perché? Ce l'hanno spiegato. Perché praticamente negli anni 40, 1949, fino ai 40, qua c'è stato un grosso problema con la tassazione. Quindi l'ultimo proprietario, gli ultimi eredi di questo castello, praticamente non riuscivano più a mantenerlo e l'hanno donato alla National Trust per non perderlo. Quindi adesso la National Trust è più di mezzo secolo che si fa i soldi con le visite. Sì, il biglietto è 13 sterline a persona. Potrebbero sembrare pochi, ma per me sono troppi, per il semplice fatto che non fanno vedere tutti i piani, fanno vedere solo il piano terra e il primo piano. Secondo me molti mobili, molti oggetti sono presi da altri posti, non hanno niente a che vedere con il castello. Sicuramente ci sono state delle stanze meravigliose da vedere, tipo la camera da letto del re o i vari saloni dove si riunivano le nobili per prendere il tè. Però per esempio la cucina vittoriana era una riproduzione, in realtà non era tutto originale, erano pochissimi pezzi originali. Addirittura i tegami che hanno fatto vedere erano nuovi, erano di rame, ma erano riproduzione, erano nuovi, fiammanti mai usati. Cos'altro? Oggetti riprodotti, non fanno vedere tutto, ho già detto, non fanno vedere tutti i piani, quindi secondo me il prezzo è troppo.
sarebbe magari bastato ridurre il prezzo o magari aggiungere qualche cosa, perché è tutta una cozzaglia di cose da fare vedere. Come avevi detto tu, creare dei pacchetti, perché comunque ci sono anche dei coffee shop, un ristorantino pure all'interno. Invece di fare la cosa aggiunta, avrebbero potuto fare nel pacchetto, dire ok, se ti fermi a pranzo paghi un tot e puoi usufruire anche di questo spazio. Sì, anche il museo delle locomotive. Delle locomotive, abbiamo trovato diverse locomotive provenienti da diverse epoche e per usi differenti. C'era quella per, diciamo, i vigili, quelli che per noi sono vigili del fuoco. Quelle a uso trasporto, sì, quelle erano miste. Sì, miste. Quelle alle quali si dovevano attaccare i cavalli, quelli a motore, quelli. Insomma, erano vari. Anche delle carrozze che non credo riproduzioni. Sì, ma per che dire, simulavano proprio il salottino, come erano combinate le carrozze prima. Non mi è piaciuto sostanzialmente questo, che erano una serie di o riproduzioni o per dire mettiamo questa cosa lì tanto per far vedere qualcosa, per giustificare il prezzo. A me non è piaciuto. Onestamente è piaciuto. Nonostante tutto, il castello è una meraviglia dall'esterno. La veduta, perché dà sul mare anche questo castello, però è molto alto, è su una vallata, sì. Quindi si vede il mare in lontananza. C'è la tenuta, ancora tengono gli animali qua, c'è il parco. Niente, se ci venite portatevi le candele, no portatevi il pranzo a sacco, perché c'è un motivo perché ho detto le candele, perché ti sei lamentato pure dell'illuminazione. Vabbè, a parte quello, no, in realtà, allora, loro dicono che si possono fare video e fotografie senza flash, però non so se è perché hanno voluto riprodurre proprio l'atmosfera con la luce bassa, però ci sono delle stanze che non è facile né riprendere né fare fotografie, fare perché sono molto scure. Sì, infatti. Peraltro hanno messo delle lampade proprio davanti a dei quadri importanti, quindi volendo fare la foto viene il pallino della luce, non vengono delle belle fotografie, ecco. Comunque, dicevo io, se volete venire portatevi il pranzo, la cena a sacco, comunque qualcosa da bere, perché qua sì, trovate da bere, da mangiare, ma... Ai ai. Costa. Vabbè, proseguiamo il nostro giro. Alla prossima. Ciao. Ora di pranzo, ci siamo fermati qua, ci siamo portati un po' di roba e ora cucineremo. Montiamo il tavolinetto, come prima cosa montiamo, monta lei, io non faccio niente. Io sono l'assetta al montaggio mobile. Stiamo aspettando la pasta, è ora di cena, ho messo la pasta a cuocere, mangiamo pasta e pomodoro, con parmigiano reggiano, buonissimo. Oh yeah. Nel frattempo ci godiamo il sole, il mare, la natura.
E io sfido chi ci guarda a fare quello che facciamo noi, che ci guardiamo questi posti bellissimi e nonostante tutto cuciniamo e mangiamo come se fossimo a casa. Mei, gli altri se ne vanno negli alberghi, pagano un sacco di ristoranti. E poi fuori casa è difficile trovare il ristorante giusto quando sei in un altro paese. Non è questo, è che esci da un posto chiuso per andarti a chiudere in un altro posto che l'albergo. Quanto vale stare a casa? Questo è l'equivalente di un ristorantino sul mare. Thank you.